Ho trovato qualcosa. Segnale confermato. Combine Arsenal Supplies le dà il benvenuto. Non bisogna mai accontentarsi. Per questo offriamo una vasta gamma di garanzie. Tutte le filiali Elcos Combine sono a sua completa disposizione per qualsiasi necessità. Ehi, mi ricordo di te. Shepard, giusto? Ho sentito che combatti i razziatori. Matriarca Atita. Lavoravi su Ilium. Come sei finita qui? Con questo clamore sui razziatori, ho pensato di spostarmi in un luogo sicuro. Così mi sono trasferita qui. Non ti credo. Ho visto alcuni filmati di te che tieni d'occhio Liara. Già. Matriarca Benezia era sua madre e... Beh, lei non lo sa, ma io ero suo padre. Vuoi dire che eri la sua altra madre, giusto? No, non l'ho partorita io. Tiamine non mi ha neanche mai visto. Mi spiace. Se foste umane, verreste definite entrambe madri, a prescindere da chi l'ha partorita. Beh, ma io non sono umana, giusto? Stronzetto antropocentrico. Liara vorrebbe sicuramente incontrarti. Perché? Non sa un bel niente di me. Venezia è scappata prima che nascesse. Inoltre, non è per affetto. È uno dei maggiori informatori della galassia e ha delle conoscenze piuttosto discutibili. Tra cui un ragazzo che lavorava per Cerberus. Ti suona familiare? Ho lavorato con Cerberus solo per combattere i razziatori. E non stai più con loro, lo so. Se non fosse così, non potresti avvicinarti a meno di un anno luce da Liara. È una minaccia? Non sono un comando, ma ho avuto un migliaio d'anni per imparare a giocare sporco. Nessuno tocca mia figlia. Comunque, considera il suo lavoro con Venezia e... Beh, se non avessi accettato di tenerla d'occhio, le matriarche l'avrebbero colpita. Scommetto che vorrebbe incontrarti. Già, vedremo come andrà a finire. La barista laggiù. La matriarca è assunta dal governo Asari per spiare i miei movimenti. È tuo padre. Lo so. Lo sai. Sono un'informatrice molto abile. E non le hai ancora detto niente sullo spionaggio? Se lo facessi, potrebbero mandare qualcuno meno compassionevole. Inoltre, non è proprio il momento per le riunioni di famiglia. Liara. Oh, d'accordo.
Non puoi biasimare le matriarche per aver deciso di tenerti d'occhio. Io non sono mia madre. Hai minacciato di scuoiare vivo qualcuno con la mente. Dovevo fare in modo che mi prendessero sul serio. Non l'avrei mai fatto davvero. E hai piazzato una cimice nel mio ufficio su Ilium. Sarebbe la conclusione logica, sì. Dite alla matriarca Atita che le nostre cacciatrici riceveranno i potenziamenti alla loro prossima licenza. No, è stato molto semplice adattarli. Gli umani hanno compiuto passi da gigante. Buongiorno. Io non so esattamente perché avevo qualcosa di importante da fare e... Oh, per caso sta cercando qualcuno, signora? Io? Possibile. Ho questi moduli, ma non so cosa farmene. Lasci fare a me. Me ne occuperò io per lei, d'accordo? Sì, sì, grazie. Sai, tu hai un'aria familiare. La fidanzata di mio figlio è un Asari e ti somiglia davvero molto. Lui è tanto felice. Grazie, mi fa molto piacere, signora. Non ero su Kashan all'arrivo di Razzagul. Ero immobile. In una nave? Satellite Nether. I sistemi sembravano impazziti. Essendo il responsabile delle reti, sono andato a controllare. Stavo svitando un pannello quando ho perso il contatto radio. Poi ho notato dei punti rossi su Kashan. Pensavo di aver fissato il sole troppo a lungo. Poi ho visto il fumo. Le navi di Razzagul. Maledetti. Dove sono le derrate che ci avevano promesso? Sono state assegnate al prossimo. Contatta subito il comandante Bailey all'SSC. Digli che Garrus Vakarian lo invita cortesemente a riassegnare le derrate a questa gente, prima che muoiano di fame. Tra poco daranno l'ordine d'imbarco. Dovrei... Lo so. Ascolta, ho sentito parlare di un luogo chiamato Sanctuary. Dovrebbe essere un rifugio sicuro dalla guerra. Voglio che tu ci vada, insieme alle piccole. Cosa? Io non voglio stare in pensiero per voi, ok? Va bene. Andrò a chiedere un prestito. Manderò un messaggio per il compleanno di Nira. Credevo vi impedissero di inviare messaggi privati. Tanto è una regola stupida. Vedo che ti sei deciso a lasciare la Normandy. Sì, per fortuna. Anche con il caos dovuto ai rifugiati, vedere così tante navi in volo è un piacere. Mi aiuta a riflettere. Ehi, una fregata Turian. Credo che sia la PFS Avinco. Che cosa ci fa una nave da guerra Turian alla cittadella? Avrà bisogno di riparazioni, credo. Ha combattuto. Guarda le emissioni del suo nucleo. Da sola, in cerca di un riparo. Forse sarebbe stato meglio cadere combattendo, come è successo alle loro famiglie, a casa. Stai parlando dei Turian o di te stesso? Sarei dovuto essere là, insieme a Robert. Per fortuna non c'eri. Saresti morto e non ci saremmo mai conosciuti. Già, almeno c'è stato qualcosa di positivo in tutto questo. Sono felice di essere ai tuoi ordini, Shepard. Le vite delle generazioni future dipendono da quei soldati Turian e da noi. Nessuno si arrenderà. Non quei Turian, non io, non tu. Se c'è qualcuno in grado di risolvere questa situazione, sei tu. Sono con te. Devo lasciarmi tutto alle spalle. Davvero stavolta. I rifugiati hanno creato un memoriale dove lasciano i ricordi delle persone amate. Pensavo che forse potrei... Cosa te lo impedisce? Niente, cioè... Devo pensarci. Grazie, comandante. Quella condotta termica GX-12 è arrivata. Stiamo eseguendo le modifiche. Quando è che mi sono offerto per infilarmi nei condotti? Sei tu l'ingegnere addetto all'energia, non io. Fa un caldo qui. Ehi, Adams non ha detto che tutta la Normandy è Ida. Kenneth, non aggiungere altro. Solo non dirlo a Joker, o si ingelosisce. Ho trovato qualcosa.
Segnale confermato. Shepard, delle squadre d'assalto di Cerberus si sono introdotte in una delle maggiori città di Benning. Inizialmente pensavamo che reclutassero civili, ma ora sappiamo che vengono rapiti e trattenuti con la forza. A quale scopo? Non lo sappiamo. Abbiamo inviato sul posto una squadra di ricognizione. Cerberus ha reagito prendendo di mira civili e strutture pubbliche. Ufficialmente Cerberus nega qualsiasi responsabilità e condanna l'accaduto. Potrebbero mentire, ma se fosse opera di un gruppo deviato? Se ne pentiranno amaramente. Esatto. Metti l'area in sicurezza, così potremo portare i soccorsi nel resto della città. Ci avviciniamo alla zona di lancio, comandante. Ricevuto, tenente. Quella povera gente conta su di te, comandante. Hackett, chiudo. Ricevo una valanga di richieste di soccorso dai civili, comandante. Provengono in gran parte dalla strada superiore. Laggiù deve esserci un grosso schieramento di Cerberus. Vuoi fare una ricognizione? Che c'è, tenente? Rilevo decine di civili in fuga dalla città con truppe di Cerberus alle costole. Dove sono? Invio le coordinate. Potrete intercettarli sul posto. Dobbiamo sbrigarci. C'è via di scappo. State giù. Devi stare calmo. Cosa dovremmo fare? Stai a riparo. Comandante, altre truppe di Cerberus dirette verso di voi. Hai sentito? Rimaniamo qui. Thank you.
è libera! Fermate il trasporto! Ce la faremo! Nessun nemico rilevato nelle vicinanze, comandante. Rinforzi in arrivo per difendere la via di fuga. Complimenti a tutti. Cortez, appuntamento alla zona d'atterraggio. Ricevuto. Segnalazioni di attacchi incessanti contro altre città di Benning. Cerberus continua a dichiararsi estraneo. Sì, ma per una volta vogliamo credergli. Il massacro di umani innocenti non rientra nel loro modus operandi. In ogni caso, i civili che hai salvato ti saranno riconoscenti. Rafforzeremo il punto d'appoggio per gestire al meglio l'evacuazione e poi ci occuperemo del resto del pianeta. Spero che un giorno riusciremo a fare lo stesso sulla Terra. Verrà il momento, comandante. Per ora concentriamoci sul presente. Continua così. Avevo un collega. Venne congedato. Categoria 6 dopo Eden Prime. Categoria 6? Accidenti! Se fossi stata su Eden Prime, nemmeno io ce l'avrei fatta. Ha combattuto. Era ancora idoneo al servizio. L'ultima cosa che mi ha detto è che si stava unendo a Cerberus. Non posso credere che Cerberus abbia sparato contro dei civili inermi. Per quanto abbia idee folli e contorte, pensavo che l'uomo misterioso volesse salvare l'umanità. Invece è disposto a sacrificare chiunque pour di vincere. La tua Asari Liara fa molte domande. Come se fosse il primo Protean che abbia mai visto. Com'è la visione binoculare? L'evoluzione ha adottato delle soluzioni bizzarre in questo ciclo. Gabby, che ne pensi della nuova sottufficiale, la Traynor? Non è una sottufficiale, è una specialista delle comunicazioni. E non farti venire strane idee, Kenneth, non sei suo tipo. Oh, allora forse dovresti andare a parlare con lei, no? Forse dovrei. Nessuno si sta facendo venire strane idee su di me. Se dovesse funzionare, ti prego, filma tutto. Adams vorrebbe parlarle. Dovrebbe andare da Adams, comandante. Comandante. Ci sono buone notizie sull'installazione della condotta termica. È andato tutto bene. Meglio di quanto pensassimo. Io l'avevo detto. E non è finita. Mentre ci interfacciavamo con i condensatori di ESO, la nostra signorina Daniels ha avuto un'intuizione. Adesso non esageriamo. Lei e Donnelly hanno pensato a dei miglioramenti teorici del progetto del condensatore. Io e Ida abbiamo analizzato il tutto, documentando le conclusioni. Il nostro nucleo è troppo compatto per essere modificato, ma forse potremo aiutare gli ingegneri del Crucibolo. Potrei trasmettere loro i dati. Procedi pure. Agli ordini. Siete stati in gamba. Grazie per i pacchetti dati. I risultati sono disponibili sul terminale della rete di informazioni. Avrei una cosa da mostrarti, Shepard. Possiamo parlarne nella tua cabina, appena puoi. Certamente possibile. Richiederebbe esercizi di rafforzamento. Sviluppare muscoli per sostenere struttura ossea indebolita. D'accordo. Sì, posso farlo. Lega del corpo di Ida non flessibile come tessuti organici. Potrebbe causare danni involontari. Consiglio cuscini, imbottiture e pacchi gel. D'accordo, questo è un po' strano, ma sì, va bene, cuscini. Posizione fondamentale per successo. Posso inviare a Ida diagrammi e video con dati attinenti. No, mandali... Ida è piuttosto impegnata con, sai, altre cose. Mandali solo a me. Non parlerai con nessuno di questo, vero? Ad esempio con Shepard. Shepard non deve saperlo. Garantisco che Shepard non saprà da me. È proprio dietro di me, non è vero? Vorrei essere lontana. Liara, sbaglio o volevi parlarmi di qualcosa nella mia cabina? Sì, arrivo subito.
Avanti. Grazie. Possiamo sederci? Ho pensato alle informazioni che abbiamo raccolto sui razziatori e a come tutto ciò possa andare di nuovo perduto. Pertanto ho trovato una soluzione per preservare le nostre conoscenze. E questo cos'è? È un registro della galassia, con informazioni sui razziatori, sui portali, sulle varie culture e i progetti del Crocevolo. Ma c'è una voce su cui vorrei la tua opinione. Quale? La tua. Sarei onorata di avere un tuo contributo. Come vuoi che ti ricordi la storia? 50.000 anni sono un bel po' di tempo anche per un computer. Ti ricordo che ero un'archeologa. So quel che dico. Inserirò questi registri in capsule temporali e ne invierò delle copie su numerosi pianeti. Pur non essendo a prova d'errore, l'IV che installerò avrà i programmi linguistici e di traduzione più recenti. Quindi è una specie di guida, come Vigil su Ilos? Sì, è da un certo tempo che ci sto lavorando. E sarà un privilegio guidare le future generazioni che rinverranno i registri. Ha deciso come la dottoressa Azzoni dovrebbe elaborare la sua voce, comandante? Credo che tu mi conosca abbastanza bene, Liara. Sei sicura? Sì. Vorrei che fossi tu a decidere. Inizierò dicendo che il comandante Shepard nacque sulla Terra e che lottò più di chiunque altro per il bene della sua patria. Shepard sapeva maneggiare qualsiasi tipo di arma. L'Alleanza non aveva mai avuto un soldato più letale. Era un soldato e un condottiero, ma aveva la pace come principio ispiratore. Conoscerlo è stato un vero privilegio. Così rischi di farlo passare per un diario. Non posso farci niente. Siamo amici, Shepard. Ma bello avere un equipaggio di cui fidarsi. Non te lo diciamo mai apertamente, Shepard, ma siamo fieri di essere qui. E fieri di te. Grazie. Posso fidarmi della sua parola. Ma sulla base di queste supposizioni, mio figlio viene abbandonato in territorio nemico. Bilal potrebbe essere ancora vivo. Ha trovato mio figlio? Ho trovato il suo corpo nei bassi fondi di Benning. Si è sacrificato per salvare la sua squadra. Io capisco. Mi hanno evitato per senso di colpa. Avrebbero dovuto sentirsi fieri del suo sacrificio. Io lo sono. La ringrazio. Soddisfatta la stazione Arcturus, capitale dell'Alleanza. Stai bene? Sono qui immobile, con questa cosa in mano da non so quanto tempo. Farà sempre parte di me. Il tuo passato è solo tuo. Nessuno potrà togliertelo. Ti amo, ma so come sei a volte. Non devi restare legato a me per sempre. Promettimelo, Steve. Addio, Robert. Tu mi dai forza. Grazie. Mi serve soltanto un momento. Qualche novità, Shepard? I rinforzi ci attendono al punto di sbarco. La compagnia Arlac, comando Krogan.
Corretto, Shepard. Formano un'unità di indubbia potenza. La loro azione risolutrice durante la liberazione di una colonia dai pirati Batarian li ha resi famosi. Buona a sapersi. A parte questo, non ci sono notizie da parte di una squadra di ricognitori Krogan scesa nella rete Arachne. Comprensibile. Noi stessi usavamo i Arachne come armi. Armi? Erano animali, senza alcuna tecnologia. Quando divennero un problema, bruciammo 200 pianeti per fermarli. Non sappiamo molto, ma non è stata riferita alcuna attività Arachne. Non capisco. Avevamo risparmiato quell'ultima regina Arachne a condizione che sparisse per sempre. Metterebbe tutto a repentaglio per iniziare una guerra. Ma siete pronti a tutto. Sì, la navetta è appena arrivata. Datevi una mossa, squadra 2. Se vedete qualcosa, informatemi subito. Grant. Shepard! Shepard! Che ci fai tu qui? Potrei farti la stessa domanda. Quegli idioti non ti avevano rinchiuso. Già, mi hanno messo in isolamento per proteggermi dai Batarian. Non volevano problemi con il consiglio mentre si preparavano per la guerra. Ma la situazione è cambiata. Già, problemi più grossi, puoi dirlo forte. Per questo sono qui a gestire la compagnia Aralak. Sono tosti e credono di essere invincibili, incauti ma efficaci. Mi suona familiare, Grant. Come sei passato dall'essere un novellino al diventare comandante? Non è stato facile. Quando Vrex ha messo insieme la compagnia Aralak, aveva bisogno di un capo che rappresentasse il futuro della nostra specie. Grazie a te avevo completato il rito di passaggio su Tuchanka ed ero divenuto parte del clan Urdnot. Ero un loro pari. Essendo il più forte, sono stato scelto per guidare questa onorata compagnia. A qualcuno non sarà piaciuta l'idea di un comandante Krogan artificiale? Ho collezionato alcune cicatrici per guadagnarmi il mio posto. Questi Krogan mi rispettano. Eri una vera seccatura, Grant. Ma se i tuoi Krogan sono anche solo la metà di te, potremmo uscirne vivi. Ha! Lieto di averti qui a spaccare qualche testa, Shepard. È difficile credere che si tratti di Arachne. Sembra folle. I Arachne. Un'occasione per affrontare un vecchio nemico? Ha! Impossibile resistervi. Sì, sei proprio tu. Il Krogan che occupava il mio alloggio sulla Normandy. Hai lasciato il segno. Cosa? E questo chi è, Shepard? Non dovresti essere ansioso di affrontarli. Sono avversari formidabili, persino per la mia gente. Te lo spiego dopo. Come vuoi. Non sappiamo se i Arachne hanno a che fare con tutto questo. Siamo qui per i ricognitori. Non ho visto segni di attività durante il nostro arrivo. Già, ma questo luogo ha un odore sbagliato, come di ferita infetta. Le nostre scansioni mostrano che le gallerie portano a un grande punto centrale. Se siamo fortunati, è un nido. Sembra divertente. Proprio come ai vecchi tempi, Grant. Compagnia Aralak! Muoversi! Prendi quello che ti serve, Shepard. Ci vediamo al campo dei ricognitori più avanti. D'accordo. Coraggio, andiamo! Il loro campo base è stato decimato. I Krogan sono presuntuosi. È la loro debolezza. Pronti, Shepard. Vi guarderemo le spalle. Pronto a procedere? Cosa hai fatto dopo la sconfitta dei collettori? Sono rimasto per lo più su Tuchanka, imparando a vivere davvero Krogan. Nel laboratorio in cui sono stato creato, le lezioni erano come armi d'addestramento. Non avevano mordente. Volevo sangue e dolore. Ho imparato molto dagli errori che commettevo. E imparo ancora. Parlami di questa compagnia. Aralak significa occhio furioso. È il nome del potente sole di Tuchanka. Vrex ci ha scelti da diversi clan per dimostrare l'unità dei Krogan.
Ci hanno inviati qui perché siamo i più forti. Quando ti ha creato, il signore della guerra Okir ti ha impiantato qualcosa sui Rakni? Okir si è assicurato che li conoscessi. Sono nemici degni di rispetto. Si pensava che fossero morti, sconfitti dai Krogan. Ma tu hai dimostrato il contrario. Se sono qui, il mio sangue esige la loro morte. La squadra di ricognizione? Sembra che qualcosa abbia fatto sprofondare mezzo campo in un buco. Avevano perso anche la navetta. Non c'era alcuna via di scampo. Ma non ha importanza. Siamo qui per trovare i Rakni e stanarli. Va bene, andiamo. Finalmente! Ti copro le spalle, Shepard! Tutti bene? Shepard, sei tutto intero? Ti direbbe che stiamo tutti bene. Veniamoci in contatto radio. Arriviamo! Davanti a noi. Ho visto. Grant, ho trovato un ricognitore. Sembra morto da qualche giorno. Dici? Prendigli l'arma se ce l'ha ancora. A lui non servirà più. Questa oscurità complica un po' le cose, Shepard. Giusto. Teniamoci pronti. Movimenti. L'avete notato? Confermato. Vedo qualcosa. Già, cos'è? Occorre procedere con cautela. Sono pericolosi. Quei cavi, Shepard. Tecnologia dei razziatori. Forse. Grant, abbiamo compagnia! Falli secchi, Shepard! Lungo quella parete, Shepard! Non sono là! È vero! Presenza dei Rakni confermata. Modificati e molto pericolosi. Finalmente qualcosa da uccidere. Qui ancora niente. Un Krogan è precipitato in una fossa. Brutta fine. La loro tana deve essere qui. I razziatori stanno proteggendo una risorsa di grande rilevanza. Siamo bloccati, Shepard. Certamente. Come faremo adesso? Funzionato. Shepard! La nostra uscita è bloccata. Ora ci toccherà trovare un'altra via di fuga. Coraggio! Cos'è stato quel rumore, Shepard? Non mi piaceva. Un crollo. Stiamo tutti bene. Ottimo. Ora non vorrei mettermi a scavare. Sappi che mi hai ferito, Grant. Sì, sì. Shepard, so cosa è successo ai ricognitori. Cos'hai scoperto? Sono stati sterminati. Il capo gli aveva ordinato di portare le armi nelle caverne. Sapeva che sarebbero servite alla squadra successiva. Si sono sacrificati affinché potessimo raggiungere l'alcova centrale. Andiamo. Attenti!
Sembra un messaggio da Dio. Chiede che sia consegnato a una Asari di nome Ereba sulla cittadella. Qui la caverna si allarga, comandante. Aspettiamoci guai. Continuare così! Sta giù! Non farti puntare! Perdite? Non preoccuparti, la rabbia è uno stimolo per noi. Solitamente i Rakni vivono su pianeti tossici. Qui è diverso. I razziatori devono avere cambiato. Sembrano indubbiamente diversi. Scommetto che qua sotto stanno creando un'armata. Si riproducono velocemente in un luogo ben nascosto. Sì, è l'unica spiegazione. Concordo. Stanno facendo di tutto per impedirci di raggiungere il nido. Shepard, siamo bloccati! Ci stanno addosso! Resisti, Grant! Sto arrivando! Muoviti, Shepard! È lassù, Shepard! Forza! Tela bloccarci, era tecnologia di razziatura. L'abbiamo vista anche noi. I Rakni si sono ritirati per ora, ma possono fiutare le nostre ferite. Un degno nemico si organizzerebbe per finirci. Presto. Siamo vicini, Grant. Quelle barriere proteggevano qualsiasi cosa fosse in fondo a quel passaggio. Andremo a controllare e uccidere qualunque cosa si muova, guadagneremo tempo. Buona fortuna. Non mi serve la fortuna, ho le munizioni. Krogan, preparatevi! Attenzione, altre uova! Massima attenzione. Grant, abbiamo trovato l'alcova centrale. Bene, li copriamo noi, Shepard. Muoversi! Maledizione! Troviamo il nodo energetico. Ci siamo, gente!
Shepard, qua giù. Il nemico è implacabile, esattamente come nel nostro ciclo. Non perdiamo la calma! Certamente. Silenzio. Che diavolo? Quel rumore terribile è cessato. Che cosa sei? L'ultima regina. Ascoltiamo in cerca dei figli. Essi sono silenti, vuoti. Le macchine vengono e li portano in guerra. Muoiono soli, silenziosi, lontani. Sono stati i razziatori? Sì. La nota irritante delle macchine è ovunque. Lumoveria, ti ho lasciata andare. Avevi promesso di non interferire più. I Rachni dovevano sparire. Lo ricordiamo. Abbiamo mantenuto la promessa. Ci siamo ritirati nella rete. Abbiamo fondato una nuova casa. Splendidi figli, armonia. Ma poi sono giunte le macchine, hanno udito il nostro canto. Lo stridio delle note irritanti ci ha sopraffatti. Non possono più farti male. Sì, noi comprendiamo. Senti ancora i razziatori? Possono influenzarti? Sentiamo le macchine, ma non possono controllarci. Rimuovi l'ultimo ostacolo e saremo liberi. Cosa? I figli ritornano. Ci distruggeranno tutti. Liberaci. Rilevo movimento là fuori. Molto movimento. Ricevuto, Grant. Siete in grado di combattere i razziatori? No.
Noi lottiamo le macchine. Combatteremo per i figli non ancora nati. Liberaci! È ferita gravemente. Ha bisogno di troppo tempo per fuggire. Shepard, non abbiamo tempo! Se restiamo qui, la compagnia Arlach morirà! È chiaro? Ascolta, la compagnia Arlach li terrà lontani mentre la regina fugge. Guadagneremo tempo. Grant, vieni qui e portaci fuori! Dannazione, Shepard! Sto lasciando la mia squadra! Arrivo! Comandante... È un ordine, è troppo preziosa per perderla. Ora tiraci fuori da qui. È da quella parte. Li rallenterò. Vattene da qui, Shepard! Se siamo gli ultimi qui, vieni a prenderci. Ricevuto, comandante. Navetta in attesa. Grant! Qualcuno ha qualcosa da mangiare? Sulla situazione con i Rakni. La cosa poteva sfuggirci di mano presto. Spero tu sappia quello che fai a stringere un accordo con la regina Rakni. Siamo già rimasti scottati. Mi fido del tuo istinto, comandante. Ci darà il suo supporto, ammiraglio. Lo spero. Tuttavia abbiamo fermato il rifornimento di truppe Rakni per i razziatori e ottenuto ulteriore supporto Krogan. Una vittoria, direi. Devo tornare al lavoro, comandante. Attenzione, Hackett, chiudo. Shepard, sei sano e salvo. Sembra che mi sia perso un bel combattimento. È stato cruento, Vrex. Ci avresti fatto comodo. Troppo occupato a parlare invece di combattere. Sono inquieto. C'è una guerra e io sono bloccato a mantenere la pace. Ho saputo che hai stretto un accordo con la regina Rakni. Se andranno ancora fuori controllo, sarai tu a bruciarti le chiappe. D'accordo. Ho saputo che Grant se l'è cavata con qualche graffio. Diciamo così. Lo rattopperemo e tornerà presto a combattere. Bene. Devo tornare al lavoro. Tienimi aggiornato, Shepard. Quindi, Sara, riguardo al tuo collega, quello che si è unito a Cerberus, non hai sue notizie? No, nessun contatto. Feci rapporto,
Nonostante l'ottimo servizio svolto, non volevo avere niente a che fare con quello schifo. Anche il mio laboratorio aveva studiato i Rachni. La loro comunicazione a lungo raggio priva di latenza, la capacità di controllare gli operai. A distanza ravvicinata la regina può addirittura parlare tramite membri morti o morenti di altre specie. Per fortuna sono dalla nostra parte. Se riuscissimo a sviluppare comunicazioni a lungo raggio istantanee senza la correlazione quantistica, beh, forse dopo la guerra. D'accordo, eccotene un'altra. Risale ai tempi della guerra dei Rachni. Un Krogan e un Salarian atterrano su un pianeta dei Rachni per una missione segreta. È assai improbabile. I Salarian raramente prendono parte a spedizioni su pianeti occupati dai Rachni. Non è questo il punto. Dunque, i due salgono su una collina, attraversando questa fetida nebbia verde. E una volta giunti in cima, escono dalla nebbia e il Salarian vede migliaia di Rachni. Si gira verso il Krogan e dice: «Beh, questo sì che mi rende nervoso!» E il Krogan risponde: «Credi che questo faccia paura? Quando sarà finita, io dovrò tornare in quella nebbia tutto da solo!» Questo implica che il soldato Salarian sarà morto. Sì. Grazie per aver appena smontato una barzelletta vecchia di 2000 anni. È una barzelletta che si basa su stereotipi razziali. Il Krogan appare rozzo e insensibile, mentre il Salarian appare debole. Stereotipi come questo hanno portato allo sviluppo e all'uso della genofagia. Beh, sì, ma è anche una delle poche barzellette che raccontano sia i Salarian sia i Krogan. La comicità non è mai gentile. A volte è un modo di esternare le cose brutte che la gente pensa. Come sta, Grant? Il nostro piccolo artificiale è ormai cresciuto, eh? Sarà presto in piedi e pronto a uccidere. Beh, hai imparato dal migliore, comandante. Ogni volta che incenerirà qualcuno con un fucile a pompa e riderà felice, penserà a te. Ida dice che c'erano dei Rachni là sotto? Già. Pensavo fossero con noi dopo che hai salvato la loro regina su Noveria. Non era colpa sua. Era stata catturata. Ora è dalla nostra. Finché i razziatori non troveranno un'altra nota gialla corrotta o qualcosa di simile. Comandante? Shepard, avrei una domanda sul comportamento umano. Perché non riguardano mai il comportamento dei Turian o delle Asari? Ho interrogato Liara riguardo alle procedure di unione delle Asari. Ha risposto che finché non saprò custodire i segreti dell'equipaggio della Normandy, non mi confiderà alcuna informazione di natura privata. Il termine Asari che ha usato corrisponde al vostro pettegola. Credo sia diventata ancora più riservata dopo aver assunto il ruolo di Ombra. Non dirlo a me. Shepard, grazie ancora per essere venuto al memoriale dei rifugiati. Mi sento meglio e ora mi sembra tutto più chiaro. Mi fa piacere averti aiutato. Rachni, con tutto quello che... Ma com'è possibile? Come se avessi addosso il malocchio, cazzo. Grant è più matto di te, per intenderci. Faresti meglio a guardare. Comandante, non immaginavo di imbattermi nei Rachni in questo ciclo, ma non mi stupisce. Sbaglio o voi li usavate come armi? Armi biologiche. È successo prima che io nascessi, ma tutti i Protean conoscevano la storia. Quando li abbiamo scoperti, i Rachni trascorrevano le loro vite cantandosi i propri pensieri. Ma i nostri scienziati erano più interessati alla loro biologia. I Rachni erano in grado di sopravvivere anche negli ambienti più ostili. Così noi li abbiamo addestrati alla guerra, selezionando le regine più intelligenti e aggressive. Poi li abbiamo scatenati contro i nostri nemici, finché non sono diventati troppo aggressivi e intelligenti, e si sono rivoltati contro di noi. Li abbiamo sterminati prima che potessero progredire ulteriormente, ma a quanto pare ce n'è sfuggito qualcuno. E il nostro esperimento si è evoluto nella nemesi di questo ciclo. Nel nostro ciclo era inconcepibile fidarsi dei Rachni. Erano solo degli animali. Ma se ora vogliono schierarsi contro i razziatori, così sia. Sono felice di aver incontrato il Krogan Grant. Occupando il suo alloggio ho potuto conoscerlo meglio. Si opporrà ai razziatori con estrema ferocia.
Ho sentito dire che l'uomo misterioso beve bourbon. Ora è tutto chiaro. Che intendi dire? A te piace il whisky? Scotch, ragazza. Quello smidollato beve del semplice bourbon americano. Tutta un'altra cosa. È un pazzo megalomane e tu ti preoccupi dei suoi gusti in fatto di alcolici. Evidentemente non hai mai provato l'aroma di torba di uno scotch di qualità. La faccenda degli arachni ti fa venire l'acquolina in bocca, eh? Non posso parlarne. È roba ultra top secret. In effetti potrebbe scatenare il panico. Ma non sarebbe anche una spinta al reclutamento? E spingerebbe un certo Krogan con immunità diplomatica a massacrarmi. No, grazie. Non è la prima volta che ho a che fare con i Arachni. Davvero? Li hai già visti? Qualche anno fa, su Noveria, Saren e i suoi volevano estorcere informazioni alla regina Arachni. Hai visto la regina? Le abbiamo anche parlato. Sul serio? Davvero incredibile! Le tue imprese sono qualcosa di fenomenale. Beh, solo perché sono qui a raccontarle. In realtà non facevamo altro che passare da un guaio all'altro, sperando che vi convinceste a unirvi a noi. Una sola parola, Shepard, Grant. Presto ci saranno altri razziatori morti. Di nuovo dalla parte dei ragni, Shepard? Speriamo ne valga la pena. Ben pochi possono dire di aver visto i Arachni, e forse sono tutti a bordo della Normandy. Se morirò senza vedere altri ragni, sarò un Turian felice. Sempre che non infestino anche l'aldilà. Dannazione. Abbiamo trovato altri ingegneri per il crucibolo, Glifo. 5 scienziati, ex Sonax Industries, che hanno cercato di analizzare tecnologia Protean trafugata sul pianeta Garbog. Tecnicamente sono ancora ricercati dal Consiglio con l'accusa di sottrazione di tecnologia Protean. E la Sonax è sospettata di aver istigato una guerra illegale su Garbog. Il Consiglio chiuderà un occhio se ci aiuteranno con il crucibolo. Offri un'amnistia a quegli scienziati e invitali ufficialmente. Subito. I Krogan si preparano alla guerra totale. A dire il vero, su Tuchanka si comportavano quasi allo stesso modo. Guardati pure intorno. Benvenuto al negozio di souvenir della cittadella. Tutti i ricavati degli acquisti odierni andranno a sostenere lo sforzo bellico Turian. Oh, ma che bella iniziativa! Mi fa davvero molto piacere, anche perché ora mio marito è in servizio attivo. Oh, sei legata a un Turian? No. In realtà mio marito è un Krogan. Oh, beh, è fantastico. Spero abbia ben chiaro con chi deve combattere. Chiedo scusa? Non volevo. Beh, dicevo che... Mio marito sta rischiando la vita per proteggerci. Mi dispiace molto. Sono stata sciocca. Chiedo scusa. No, non fa niente. Capita. A volte mi sorprendo anch'io. Comunque, vuoi acquistare qualcosa? Sì, sì, certo. Farei di tutto per le nostre truppe. Scusa, mi dispiace. Devi ascoltare. Oh, Rosa Blu di Ilium, se queste mie parole giungeranno a te, allora avrò raggiunto i miei antenati. No. No, no, no. Sognavo di stare al tuo fianco, erbaccia accanto alla tua bellezza, intrecciati sotto il caldo sole di Tuchanka. Oh... Anche se sarò costretto a condividere le mie ultime ore con il Krant, sappi che ricorderò il tuo soave profumo e il tocco delicato dei tuoi petali. Che le mie ossa formino un muro intorno al tuo giardino, permettendo a te e al fiore che abbiamo piantato di crescere rigogliosi e al sicuro. Grazie. Io ora... andare. Cosa farai? Funghi dalle colonie occupate dai razziatori. Cercherò mia moglie. Hanno trovato una sistemazione. Era dalla sua famiglia, suono. Ti auguro di trovarla. Sì, grazie. E tu? Cosa pensi di fare? Penso di ubriacarmi e arruolarmi nell'alleanza, chiedendo l'arma più grossa che ha. Ah, ammazzane qualcuno da parte mia. Proprio in mezzo agli occhi. Arrivo al livello agglomerati. Non credo di poter sopportare questo incarico ancora per molto. Lo so, è tutta quella gente là dentro che si comporta come se nulla fosse. Beh, forse è il loro modo di affrontare la guerra. Sono gli approfittatori e nervosi.
Speculare sulle vite che la guerra sta calpestando è rivoltante. Per loro è un'occasione come un'altra per arricchirsi. Potremmo andarcene, lasciare l'SSC e combattere per Palle, trovare la tua famiglia. Per gli spiriti, dici davvero? Siamo con lei, no? Certo che dico sul serio. Avete tutti da bere? Sì! Facciamo un brindisi, ragazzi! A Bilalo Soba! Sono vivo solo grazie a lui! A Bilalo Soba! Un coraggioso figlio di puttana. Urra! Urra! Su, diamoci alla pasta gioia. Ho già bevuto qui, ma ora voglio qualcosa di eccitante, come te. Senti, Mel. E voglio le ballerine, non la solita merdosa latte. Mel. La roba più oscena che ti possa immaginare, magari con un'ana che penzola da qualche parte. Mel, ascolta, la tua presenza sta mettendo i ragazzi a disagio. Ma guarda chi c'è. Ho il controllo del sole blu, del branco sanguinario e dell'eclipse. Quando sarà il momento, li farò combattere. Allora, hai qualcosa in mente? Hai messo in riga il branco sanguinario? Con Grillo al comando, siamo a posto. Sono io a dirgli cosa fare. Non avrei potuto desiderare un fantoccio migliore. Il branco sanguinario ha inviato 2000 Vorcia per aiutarci. Costituiranno il grosso dell'esercito. Darner Vosk ha deciso di collaborare con te. Togliere il generale Oraka dalla pista dei Sole Blu è stata la chiave. Vosk è ancora convinto di combinare qualcosa con me, idiota. Ma ha comunque messo i suoi veterani a mia disposizione e io li rimetto a te. Cosa ci guadagniamo avendo le Eclipse a disposizione? Un sacco di mech e truppe scelte per operazioni speciali. Sein si è rivelato molto più malleabile di quanto non sia mai stato Jonas Everis. Il mio controllo sulle Eclipse è più forte di quanto pensassi. Mi hai colpito riuscendo a farle entrare nella partita. Cosa ho ottenuto di preciso? Un esercito pronto a giocare sporco, a fare cose che delle forze armate regolari non farebbero. I Mech Eclipse e le legioni di Vorcia sono ottimi candidati come avanguardia di qualsiasi offensiva di terra. Tutte cose che valgono il balletto che hai fatto per me. Come intendi riconquistare Omega? Credo che ricorrerò alla violenza. Strapperò Omega dalle manacce avide dell'uomo misterioso. Parleremo più tardi. Ma certo.